Salve a tutti ragazzi, io sono Obgul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Un nuovo video su Fortnite e come potete vedere sono pure in canotta, quindi i più veterani del canale avranno già capito. Comunque ragazzi, nel video di oggi volevo portarvi quelle che sono effettivamente le informazioni che sono riuscito io a capire per quanto riguarda l'evoluzione di questo evento passivo all'interno del mondo di Fortnite. E più che altro spiegarvi con il mio punto di vista e le mie riflessioni quelle che potrebbero essere effettivamente le mosse che hanno creato effettivamente l'evento del mostro, dove il mostro possa andare, dove è andato e dove sta in questo momento. Ma prima di iniziare effettivamente a specificare dove sta il mostro, facciamo un passo indietro. Sappiamo che quando c'è stata la stagione, quella regata all'iceberg, qui su questa mappa, praticamente la mappa quella in basso a sinistra, c'è stato questo avanzamento legato probabilmente al periodo invernale eccetera, ma si è formato una grande distesa di ghiaccio all'interno proprio della mappa di Fortnite. Questa distesa è venuta fuori dal mare. Io penso che probabilmente il mostro, il possibile Godzilla o Ghidorah a dir si voglia, fosse imprigionato dentro uno di questi iceberg, poi si è andato a posizionare questo iceberg qua a picco polare. Dopo siamo riusciti, diciamo, a capire col proseguimento delle varie stagioni che tramite il castello di picco polare, sotto questo castello qui c'era una creatura misteriosa che nessuno a quanto pare aveva visto. Questa creatura probabilmente è entrata in contatto con coloro che hanno costruito questo castello, che adesso non esiste più, o quantomeno ne esiste forse un quarto della sua superficie. Ma qual è stato il fattore scatenante? Sul finire della stagione passata, se vi ricordate, c'è stata un'eruzione che ha causato il lancio di un masso proprio nella zona di picco polare. Quel masso lì probabilmente ha svegliato la creatura al suo interno, che fino a poco prima era completamente chiusa dentro questo cubo di ghiaccio e che nessuno era entrato direttamente in contatto con essa. Dopo essersi svegliato da questo suo lungo sonno, probabilmente ha cercato sempre comunque col passare del tempo di muoversi, e per questo motivo si sentivano effettivamente questa sorta di scosse, se ci fate caso. Vi dirò, è molto molto bello ed eccitante il fatto che ci sia una creatura all'interno di questa mappa. Tu giochi e al contempo pensi: cavolo, da qualche parte nella mappa qui si nasconde un mostro misterioso. Il gioco prende tutta un'altra connotazione che vi dirò, a me piace moltissimo. Sicuramente questa creatura deve essere anfibia e comunque adesso è nascosta da qualche parte all'interno di questa mappa, però da un punto di vista, come abbiamo detto, marino, quindi è da qualche parte nel mare. Sono riuscito a trovare anche una sorta di suoni che ricordano molto il mostro Bloop, o comunque il mito Bloop. Per chi non lo sapesse ragazzi, andatevi a googlare la parola Bloop. Tuttavia, se voi ci fate caso, all'interno dei Fort Byte c'è questa sorta anche di sviluppo di murales che potrebbe nascondere l'effettiva localizzazione di questo mostro. E in più si vedono anche altre forme, non lo so, di esseri strani che sembrerebbero proprio essere delle creature che possano combattersi tra di loro, perché sono proprio delle creature diverse, sono agli antipodi. Queste sono tutte le informazioni che sono riuscito a trovare finora io. Allora, adesso nel momento in cui sto realizzando questo video non è neanche ancora venuto fuori il mostro. Lo sto realizzando di domenica, quindi non so se domani, lunedì, il momento in cui uscirà questo video, ci sarà effettivamente una nuova rivelazione. Nel caso, boh, ci regoleremo di conseguenza. Detto questo, comunque ragazzi, mi raccomando, nelle vostre partite date un occhio in più anche all'oceano, non si sa mai, non solo in questa zona ma tutta la mappa di Fortnite, quindi mi raccomando, drizzate le orecchie perché questo evento potrebbe essere quasi più immediato di quello che pensiamo. Detto questo, da qui a Bogol è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e niente, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, bolidi.